Mi sono laureato qui a Bologna, io ho iniziato a 42 anni, mi sono laureato nel 1998 e ho iniziato quando l'ingegneria gestionale non era ancora presente a Bologna. E ho iniziato in ingegneria elettronica, poi al terzo anno il professor Paresi, la portò qua a Bologna, mi interessò questo corso di laurea perché già nella mia indole mi vedevo più come un gestore piuttosto che come un progettista. Ho cambiato questo corso di laurea e mi sono laureato. Se qualcuno mi chiedesse lo rifaresti, sì, voi dite grazie, tu sei già lì, ti sei già fatto il MAF, vedo che sorridete, però quello che posso dire è che ingegneria mi ha dato molto. Una cosa che ci tengo a dirvi, che mi ha dato ingegneria, che sicuramente darà anche a voi, non sono tanto le nozioni, le informazioni, quelle ai miei tempi sì, trovavano sui libri, adesso si trovano su questi strumenti, ma è la capacità di affrontare problemi. Cioè un ingegnere lo riconoscete perché riesce a identificare il problema, analizzarlo, identificare le cause, proporre soluzioni e mettere in atto. Quando sarete in quel mondo del lavoro vi confronterete con altri colleghi che hanno fatto ingegneria e sicuramente il corso di studi che abbiamo fatto noi dà questa forma mentis. Cioè nessuno nel mondo del lavoro mi ha chiesto mai di fare un integrale triplo o di parlare per piani o di derivate, cioè quello non serve. Però è chiaro che nel momento in cui uno si sbatte giorno e notte davanti a queste cose, cioè, cavolo conta, lo capisci dopo, perché sono propedeutici, a creare dei metodi, dei sistemi che ti permettono di affrontare problemi. Questo insomma per dire l'esperienza. Allora, quello che vi andrò a raccontare io vorrei focalizzarmi su tre argomenti. Allora, il primo è l'outsourcing logistico, vorrei darvi un flash su quelli che è l'outsourcing logistico, la materia di cui mi occupo. La seconda parte, una breve presentazione dell'azienda in cui lavoro, e la terza invece andiamo su una case history, andiamo su un aspetto concreto, una collaborazione che c'è tra l'autore e il nostro cliente dall'inizio della conoscenza fino all'attività adesso svolta a regime. L'outsourcing logistico è, voi sapete, è quel processo mediante il quale le aziende danno fuori alcune loro attività, cioè cedono a terzi alcune loro attività. Questa tendenza si sta sviluppando perché? Allora, innanzitutto perché siamo in un momento di crisi, il mercato in cui si confrontano le aziende è un mercato in crisi, non sto a spendere parole, veniamo tutti i giorni, inutile fondare il coltello, la lama nella piaga, per cui andiamo avanti su questo, ma soprattutto secondo me l'aspetto fondamentale è che il mercato è cambiato, il mercato è più complesso. Le aziende che vogliono rimanere nel mercato devono confrontarsi con un mercato molto più complicato. Questo perché? Perché sono per tre fattori. Il primo, noi tutti siamo dei consumatori più esigenti, cioè abbiamo più informazioni, le informazioni sono disponibili in tempi minori, in forme più complete, di conseguenza esigiamo di più, pretendiamo di più dai nostri fornitori. Secondo punto, il mercato non è più un mercato locale, non sono tanti piccoli mercati locali, sono un unico mercato globale, maggiore offerta, di conseguenza maggiore competizione. Terzo aspetto, che è un aspetto probabilmente meno pubblicizzato rispetto a questi due di cui ho sentito parlare, è l'aspetto che invece tengo a sottolineare nelle normative. In un mondo sempre più complesso, chi deve scrivere le regole di comportamento del mercato sta componendo delle regole chiaramente che sono più specifiche, più particolari. Quindi gli attori all'interno di questo mercato che devono sottostare a queste regole, a queste normative, fanno più fatica. Di conseguenza, se voi mettete in un mix queste tre componenti, quello che esce è che la situazione è più difficile. Per poter competere, per poter stare nel mercato, è più difficile che un tempo. Per questo motivo le aziende devono scegliere in presenza di risorse a capacità finita, l'azienda per definizione ha una capacità di risorse finita, deve scegliere dove andare ad allocare le proprie risorse per fare rendere al meglio i risultati, quindi per dare maggior valore aggiunto al prodotto, al servizio che viene erogato. Di conseguenza, come si vede adesso l'azienda moderna? L'azienda moderna è un'azienda molto snella che gestisce direttamente le attività strategiche, cioè quelle attività che impattano direttamente sulla vita dell'azienda.
quindi quelle attività che sono finalizzate alla crescita e al successo dell'azienda, e deve dar fuori invece quelle che sono attività che non sono considerate tali. Ecco, qua mi fermo un attimo perché è importante questo punto. Delegare fuori significa delegare, delegare non significa scordarsi, dimenticare, questo è un aspetto importante. Il delegare significa io non faccio, ma controllo. Ora, questo è, per esperienza personale, vi dico anche, adesso non voglio chiamare un trauma, che sono trovato quando io si esce dalla scuola, il fatto di gestire delle risorse, per cui si passa da essere esecutori a gestori. Questa è una grossa difficoltà, sono due cose diverse. Quindi il terziarizzare l'attività significa io non mi occupo più della gestione operativa, la do a qualcun altro, ma devo controllarla. Questo perché? Perché rispetto al cliente sono io che ne rispondo. E sono io, diciamo, che devo dimostrare che l'attività si svolta secondo i requisiti che mi sono stati richiesti. Quindi questo è un aspetto molto importante perché significa cambiare, diciamo, modo di pensare. Quindi un responsabile logistico, come immagino molti di voi diventeranno dopo aver terminato il vostro percorso di studi, si troverà di fronte a una domanda in cui, diciamo, viene chiesto: bene, la logistica della nostra azienda la gestiamo noi o la terziarizziamo, la diamo fuori? In che modo, diciamo, si può rispondere? Si può rispondere, diciamo così, avendo analizzato tantissimi aspetti, abbiamo provato in questa matrice a riassumere quelli che possono essere i scenari. Innanzitutto, quali sono le maggiori variabili da considerare? Sono due. La prima, abbiamo detto, è l'importanza strategica della logistica. Cioè, la logistica per la mia azienda che valore ha? Ha un valore che impatta sul successo, impatta sul prodotto, o ha un valore secondario? Quindi questa è la prima variabile a tenere conto. La seconda è invece le capacità, le competenze logistiche che io ho al mio interno. Cioè, la logistica riesco a svolgere in modo efficace, efficiente? Benissimo, componendo queste due variabili si ottengono i scenari. Quindi partendo dall'1, lo scenario 1 sono una situazione, diciamo, più semplice, in cui io ho una bassa competenza, un basso livello strategico, sicuramente conviene terziarizzare. Andiamo al 4, diciamo, non seguiamo l'ordine importante, in cui ho praticamente una bassa importanza strategica ma un alto capacità, in questo caso posso decidere se terziarizzare o farlo internamente. Nel caso in cui invece la mia logistica abbia una valenza strategica, nel caso in cui io abbia basse competenze, queste competenze devo acquisire. In che modo? Facendo delle partnership con società che svolgono già questa attività, quindi acquisendo quelle competenze. Il caso in cui io ho un'alta, diciamo, importanza strategica e un'alta competenza, beh, allora mi conviene continuare a fare la logistica per me, ma probabilmente offrirmi sul mercato per farla per altri. Faccio esempi, qua sono stati degli esempi, diciamo, per citare Barilla, che ha creato Number One, che adesso non è più proprio di Barilla, Galvani, che ha creato Digger. Quindi sono state create delle società ad hoc, degli spin-off, quindi delle nuove società che continuavano a fornire i servizi logistici per la società madre. In più si proponevano sul mercato per offrirla ad altri. Questo è un po', diciamo, lo scenario. E chiudiamo, diciamo, questa prima parte con alcuni dati che riguardano alcuni dati di fonte Outlook, che riguardano, diciamo così, quali sono i motivi per cui le aziende decidono di terziarizzare. Allora, purtroppo, qua dobbiamo dire purtroppo, le prime tre ragioni, i motivi per cui le aziende terziarizzano, sono motivi operativi. Cioè, in sostanza, io do fuori la mia logistica perché voglio risparmiare, perché voglio essere più flessibile, perché voglio fare meglio la logistica. 78% dei casi è questo. Questo purtroppo è un limite dell'Italia che fa sì che anche, diciamo, a livello europeo noi siamo indietro rispetto agli altri paesi. Perché se negli altri paesi, fatto 100, diciamo, la logistica, circa 30 sono terziarizzati, in Italia siamo meno della metà. Noi qui possiamo fare un momento concorrenza, sì. Se sono i secondi lo possiamo fare. Sicuro. C'è problema. Il Politecnico di Milano, che è meno bravo del Dipartimento di Chimici, ha fatto praticamente un osservatorio sul contract logistic, in cui loro fanno ogni anno delle ricerche per vedere lo stato di avanzamento della terziarizzazione in Italia, diciamo, rispetto all'Europa. E quindi questi dati
si possono vedere, appunto, in sostanza l'aspetto, diciamo così, finale proprio che in Italia siamo indietro rispetto all'Europa. Questo per noi, io cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, dico ci sarà da lavorare, perché anche noi non ci dovremmo allineare, ecco questo. Benissimo, detto questo, chiudiamo quindi questo primo capitolo, andiamo a vedere l'azienda, abbiamo diciamo, due torri, il dottore, il gruppo Due Torri possiede diciamo, un brand che si chiama Delifarmanet dedicato alla distribuzione, al trasporto di farmaci e tecnologia controllata, è un socio di maggioranza latina invece in Onesta, si chiama Pallet Network, che distribuisce merci su Pallet Espressa in Italia e in Europa attraverso Allnet. L'azienda, abbiamo 7 piattaforme, circa 230 persone, oltre 50.000 metri quadri di magazzini e l'anno scorso abbiamo fatturato circa 56 milioni di euro. L'azienda Dottore è un'azienda che è stata fondata 40 anni fa, quest'anno facciamo 40 anni, dal padre, l'attuale proprietario, che si chiama Claudio Franceschelli. Noi è un'azienda che ci poniamo come unico interlocutore unico per la logistica. Cioè quindi offriamo ai nostri clienti di risolvere qualsiasi tipo di problema dal punto di vista logistico. Siamo un po', ci presentiamo come 4PL. Non so se voi a lezione avete toccato questo argomento, sapete cosa è un 2PL, 3PL, comunque sono diciamo vari gradi di terziarizzazione. Il 2PL, adesso per sintetizzare, è, voi immaginate un'azienda che produce pezzi meccanici. Questa azienda ha dei mezzi, dei propri automezzi, degli autisti. Decide di dare fuori la distribuzione, quindi prende dei padroncini e gli dice guarda, vieni qua, io ti do la merce e tu la distribuisci. Questa partnership viene configurata come un 2PL, cioè il fornitore di servizi logistici oppure esecutore. Nel caso in cui questa azienda decida invece, guarda, io voglio affidare per la gestione, cioè significa io ho questi prodotti da consegnare in questi tempi, in queste zone organizzati te, quindi organizza i mezzi, organizza i viaggi, a questo punto il rapporto di partnership è un 3PL, quindi per logisti, e sono praticamente i gestori. Quello che in Italia ancora è molto poco diffuso è il passo successivo, cioè il passo successivo dice oltre che gestire la mia logistica tu devi cercare di integrarti a valle monte con i fornitori, cioè significa tu non solo gestisci le spedizioni ma contatti i clienti e concordi con loro le modalità, i tempi di consegna. Quindi noi abbiamo diciamo, la volontà di proporsi proprio in questi termini. Quello che noi facciamo, allora, sintetizzando, dal magazzino, quindi che è il nostro praticamente core business per cui gestione i magazzini, noi andiamo a gestire il magazzino, andiamo a integrare quello che c'è a monte e quello che c'è a valle, quindi il rifornimento dai fornitori se sono diciamo aziende commerciali e dalla produzione se i nostri clienti hanno la produzione e andiamo a distribuire allora ai loro clienti. Il tutto andando diciamo, a supportare tramite sistema informatico e sistema qualità. Noi facciamo, dicevo, ci proponiamo come unici interlocutori logistici, quindi controlliamo direttamente tecniche di attività che sono il magazzinaggio, la distribuzione del materiale farmaceutico e del dispositivo medico, quindi la temperatura controllata, e la distribuzione di merci su pallet. Poi facciamo anche altro, cioè ci sono dei clienti che ci chiedono ad esempio l'importazione di container, di freight, ci sono clienti che ci chiedono il trasporto di collettame, quindi colli espresso. In questi casi come lo facciamo? Non con strutture direttamente nostre, ma con partnership con chi lo fa già. Quindi noi diciamo, ci leghiamo a questi altri fornitori e andiamo a essere interlocutori unici per il nostro cliente collegandoci e andando a gestire questi fornitori. Bene, allora sul magazzino direi questa mi vorrei appunto soffermare su questa slide che ho diciamo, riportato un po' alcune attività specifiche che noi facciamo. Allora, innanzitutto controllo qualitativo e quantitativo delle merci d'ingresso, quindi tutto quello che chiaramente entra viene controllato, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Allora, facciamo controlli qualità specifici, costruiti sulle esigenze del cliente. Allora, questo perché voi immaginate che i nostri clienti
supponiamo siano aziende commerciali, quindi sono aziende che comprano e rivendono. Sono aziende molto snelle che hanno gli uffici commerciali in modo che i prodotti che loro acquistino dai loro fornitori abbiano i requisiti che sono stati contrattati nel momento dell'acquisto. Per cui se dovessero gestire in proprio questo controllo qualità, questo significherebbe un allungamento della catena, perché bisognerebbe predisporre, diciamo, una piattaforma per fare questo controllo qualità e loro dovrebbero dotarsi di queste risorse, di queste competenze per farlo. Quindi la scelta che è stata fatta, hanno fatto fare a noi questa attività, quindi ci hanno dato a noi le competenze, noi siamo stati formati su come farlo, la merce viene portata direttamente al nostro magazzino, non c'è un doppio passaggio, di conseguenza su questo punto c'è, viene rispettata l'efficacia, ma si riesce ad ottenere delle efficienze rispetto al fatto in cui il controllo qualità dovesse essere invece effettuato dai clienti. Ecco, in questo caso con il sistema della bifrequenza del tuo barcode, allora, tutti i nostri magazzini sono gestiti in una bifrequenza. Allora, qua facciamo un punto, sicuramente l'avrete visto nel vostro corso. Cosa significa? Significa che l'allineamento tra il database logico, quindi il sistema dove sono stoccati i dati, dove sono registrati i dati, e il magazzino fisico, avviene in tempo reale. Quindi nel momento in cui l'operatore di magazzino muove della merce, col lettore palmare, leggendo il codice a barre, trasmette in modo istantaneo l'informazione al database. Quindi questo significa che io ho i due coveri sono allineati in modo istantaneo, e questo poi permette, diciamo, ai nostri clienti di avere la visibilità in tempo reale su internet. Voi pensate che magazzini non gestiti in alta frequenza, questo allineamento è un allineamento asincrono, cioè io ho l'operatore di magazzino che preleva la merce, la va a sistemare, poi qualcun altro deve andare sul sistema e andare ad aggiornare i dati. Questo comporta, oltre che disallineamento, anche possibili errori manuali di inserimento. Abbiamo chiaramente trasmissioni di carichi magazzino per i formati, quindi quando arriva la merce vengono trasmessi un file al nostro cliente in modo che il cliente sa che quella merce è disponibile per essere evasa, vengono ricevuti gli ordini di uscita per informatica e ci sono delle azioni di prelievo secondo dei tagli definiti, quindi LIFO, FEFO, FIFO, sapete cosa sono? Sì, LIFO è il coro? First in, first out, FIFO, è più difficile. First expired, first out, diciamo che è molto simile alla FIFO. Allora, per darvi un po' l'aspetto concreto, il LIFO quando si usa? Il LIFO si usa, ad esempio, con il settore editoriale. Guardate il libro del professor Manzini, il professor Manzini fa una riedizione, è a magazzino, c'è l'edizione vecchia, ci entra l'edizione nuova, è chiaro che quando voi andate a comprare avete bisogno di edizione nuova. Quindi il primo che è entrato è l'ultimo ad uscire. Se trovate FIFO o il FEFO, diciamo che FEFO per testare, quindi la ragione sulla data di FIFO, sulla data ingresso, per testare sulla data di scadenza del prodotto, si usa ad esempio per il prodotto farmaceutico, che ha la scadenza. Quindi questo è un po' il difetto. Poi, picking e packaging. Allora, tenete conto che noi, tutti i prodotti che riceviamo a magazzino, il 95% dei casi esce in modalità diversa da quella che è entrato. Cioè, solo per alcuni piccoli 5%, diciamo, noi l'unità di ricevimento, che è l'unità di stoccaggio con cui mettiamo a magazzino, è anche l'unità di spedizione. Quindi questo presuppone una manipolazione della merce. Quindi problematiche rispetto alla tipologia di prelievo che devono fare, quindi magazzini, noi a differenza, diciamo, del collega della Sister, non abbiamo ad oggi magazzini automatici, tutti i magazzini tradizionali, quindi vengono gestiti molti con la logica del picking della scorta, quindi si tengono ai piani alti la scorta, si fanno i passamenti e si va a prelevare a terra in modo da velocizzare i tempi di prelievo. C'è molto picking per cui il prelievo viene fatto aprendo le confezioni, dovendo rimballarle e dovendo mettere insieme chiaramente prodotti di natura diversa, quindi ponendo attenzione anche a quelli che sono i caratteristiche di fragilità dei prodotti, diciamo. Quindi questo è un punto molto importante. Facciamo attività valore aggiunto. Allora, kitting, leveling,
Kitting, non so se sapete cos'è. Allora, per definizione, il kitting, faccio un esempio. Allora, ad esempio, noi abbiamo un cliente che commercializza prodotti per la casa. Si sente un bozzare un po' fastidioso, capisco che è l'ora tarda e rispetteremo in meno un quarto, abbiate pazienza ancora un attimo, dai, anche per rispetto nei suoi confronti, che comunque è atteso pure lui come voi, ok? E sta dicendo delle cose molto importanti, va bene? Quindi un po' di calma, ancora per una decina di minuti. Quindi il kitting, diciamo, è un'attività, quindi abbiamo un cliente che commercializza prodotti per la casa. Noi in magazzino abbiamo ad esempio le tazzine, i piattini per la tazzina, abbiamo il cucchiaino, la teiera. Allora, questi prodotti possono andare via singolarmente, ma possono anche essere confezionati per confezioni in cui vengono messi, non so, 6 tazzine, 6 piattini, 6 cucchiaini, c'è un'altra confezione in cui si mette 12 piattini, 12 tazzine e 12 cucchiaini, più la teiera. Allora, la scelta del cliente è stata quella di fare il confezionamento da magazzino, quindi tenere a magazzino solo i fili, diciamo, senza codice padre. Per questo presuppone che sul sistema informatico è stata fatta, diciamo, una personalizzazione nel momento in cui viene creato il codice padre, nel momento in cui viene creato il codice padre, un po' logica della distinta base, insomma. Io ho il codice della confezione, mi splitta dei codici fili, vado a prelevare i fili e poi li confeziono. Il labeling, vengono fatte le etichettatura, l'approntamento finale delle spedizioni, l'invio di servizi informatica, ne abbiamo già detto, la tracciabilità chiaramente che viene aiutata dal fatto della radiofrequenza, gestione e progettazione degli imballi, gestione dei resi ambientali. Sugli imballi noi facciamo degli studi che permettono anche di razionalizzare gli imballi, i resi molto importanti, in particolare per il settore editoriale, noi abbiamo un'attività molto impegnativa che riguarda il rientro dei libri che devono essere identificati, devono essere valutati e devono essere, diciamo, riposizionati, quindi venditi a locazione. Bene, ecco, qui l'ultimo punto, diciamo, poi andiamo sulla case history. Allora, quali sono i punti di forza, diciamo, di Duettore? Allora, presentazione tailor-made. Noi non abbiamo dei, a parte trasporto, dei prodotti a listino. Cioè ogni prodotto viene customizzato, deve essere progettato. Qua stiamo lavorando insieme al Dipartimento del Professor Mantini per cercare di capire qual è il offrire al cliente le soluzioni più efficienti dal punto di vista logistico per cercare di arrivare agli obiettivi cercando chiaramente di ridurre i costi. Quindi abbiamo un team che si occupa di capire quelle che sono le esigenze del cliente, e questo le dico è la cosa più difficile, e studiare a tavolino la soluzione da proporre. La parte customer service è fondamentale, noi, diciamo, mettiamo a disposizione per ogni cliente una persona che si interfaccia tra il cliente e chi esegue il servizio, quindi o l'operatore di magazzino o il trasportatore. La parte informatica, la logistica, movimentazione di merci, ma soprattutto movimentazione di informazioni. Se noi non riusciamo a automatizzare i dati, riusciamo a rendere efficiente quel processo. E la parte di sistema qualità, che è, diciamo, un qualcosa che noi abbiamo e che serve per monitorare tutti i processi. Una cosa che mi è nata in ingegneria e che io sul quale io sono molto maniacale è la misurazione. Se io non misuro, non miglioro. E questo ve lo dico, il consiglio che vi do è una cosa che a voi sembra scontata, ma in realtà pochi fanno. Perché molti lanciano progetti di miglioramento, ma poi nessuno verifica la retroazione. Cioè nessuno verifica che le azioni che vengono messe in piedi, nessuno può, verificano che le azioni che vengono messe in piedi siano efficaci. Quindi noi dobbiamo fare processi, dobbiamo identificare degli indicatori che misurano i processi, capire lo scostamento dell'indicatore consuntivo da quello del valore obiettivo, dobbiamo definire gli scostamenti, definire le azioni per andare ad avvicinare, diciamo, questo gap, ma dobbiamo soprattutto monitorare l'efficacia, perché altrimenti è tutto tempo perso. Bene, ho chiuso questa parte, andiamo velocemente sull'ultima. Allora, l'ultima è una case history tra Duettore, il padre dal dottore, il nostro cliente S Caffè, è un cliente che produce caffè, diciamo, lo tralascio, andiamo a vedere, diciamo, sono i 5 punti, quindi è un caso reale della collaborazione dalla partenza a regime. Quindi si è partiti da quelli che erano gli obiettivi di S Caffè, poi abbiamo visto la progettazione, la produzione del contratto, lo startup, la gestione operativa, il monitoraggio e il miglioramento. Allora, vediamo gli obiettivi. Allora, gli obiettivi qua
ci ritroviamo un po', riusciamo a collegarci con quello che ho detto all'inizio, cioè quali sono i motivi per cui un'azienda va in outsourcing. Il primo obiettivo di S Caffè era di potersi concentrare sul proprio core business, quindi scelta strategica. Loro avevano capito che la logistica non faceva più parte del proprio core business, volevano dedicare, liberare risorse dedicate alla logistica per spostarle per attività che erano più all'alto valore aggiunto. Volevano, diciamo, avere flessibilità. Loro partivano da una gestione, diciamo, molto rigida, con il proprio magazzino, i propri dipendenti, i propri autisti, e quindi erano molto carenti in flessibilità. Volevano utilizzare e variabilizzare i costi della logistica, quindi scelta importante su un investimento. Loro in realtà erano arrivati a un big, avevano un sistema informatico molto, diciamo così, datato, quindi avrebbero dovuto fare un grosso investimento nell'implementazione di un sistema informatico di grande frequenza. Volevano avere costi certi, logistici certi e definiti. Ecco, questo è un altro aspetto interessante, perché il gestire la logistica in casa molte volte presuppone di non avere dei dati certi, quindi anche se loro hanno, diciamo, una contabilità analitica molto spinta, voi capite, è difficile andare a spalmare i costi logistici, quindi i costi fissi quasi generali, sul prodotto. Avendo, diciamo, logistica outsourcing, loro hanno delle tariffe che sono legate a dei parametri, quindi loro sanno sul prezzo del chilo di caffè che vendono a 100 l'incidenza del costo logistico. Un partner certificato, la trasferibilità in tempo reale e le misurazioni per il format, quindi loro erano ben consapevoli di non avere loro all'interno un cruscotto che permettesse di sapere dove potevano e se potevano migliorare. Bene, allora, questo è il flusso, diciamo, di attività che vengono svolte. Allora, cosa facciamo noi per loro? Vedete, cioè, praticamente dallo stabilimento produttivo, lo producono caffè, ricevono materia prima, chiaramente il caffè greco del fornitore, il caffè confezionato viene portato attraverso, diciamo, la freccia 1, quindi la vettaggio del magazzino 2, 9, 2 torri, a cui arriva anche la merce dal fornitore, perché loro, oltre che commercializzare caffè, commercializzare caffè, hanno anche prodotti complementari, quindi il zucchero, e hanno anche merchandising che acquistano da fornitori, e quindi arriva direttamente al magazzino. E viene fatto lo stoccaggio, il consolidamento, vengono evasi gli ordini nei posti regionali che vanno sui clienti, oppure i clienti diretti. Il processo, qua diciamo lo andiamo molto in fretta perché poi dopo lo andremo a rivedere dopo, quindi non ci soffermiamo. Ecco, un punto che volevo invece dirvi è la raccolta dati. Questo è fondamentale per poter fare il progetto, che vi ho detto prima. È necessario capire bene il recinto in cui si gioca, che deve essere sia qualitativo che quantitativo, cioè bisogna definire prima cosa vuole il cliente, quindi il processo, e quali sono i dati di riferimento. Quindi identificare le attività, ad esempio ricevimento merce, capire qual è il driver di riferimento, pallet in, capire quanti pallet in tu mi dai in un anno, e capire di quei pallet in i cosiddetti parametri di complessità, cioè quanti pallet in sono interi, quanti sono invece multicodice, quanti palettini sono monocodice e quanti sono multicodice. Voi capite, se io ricevo un palet monocodice ho un'attività che devo prendere il palet e lo metto in locazione, se è multicodice lo devo dividere. Quindi per far questo io devo andarmi a concentrare e devo avere tutti questi dati che permettono poi di fare il progetto. Ecco, una cosa importante con loro, diciamo, avendo una base dati piuttosto completa, i dati c'erano quasi tutti, si è fatto qualche ipotesi dove questi mancavano. È stata fatta la condivisione con S Caffè del progetto, per cui, diciamo, sono state fatte alcune modifiche, ma queste non sono importanti. Vediamo interessanti invece i motivi per cui il dottore ha scelto S Caffè. Quindi il dottore per partita ha fatto un tender, erano 8 competitor, poi siamo rimasti in 3 e alla fine è stato scelto due torri. Intanto per solidizzare la credibilità dell'azienda, conoscevano dei nostri clienti, quindi ci hanno dato dei passaparola. Un'elevata personalizzazione del servizio, un unico interlocutore operativo. Per loro noi facciamo sia magazzino che trasporto, però è sempre il dottore come interlocutore unico, un ufficio informatico interno, parte informatica e un'esperienza, diciamo, nel medesimo settore. Il contratto, ma direi che questo possiamo andare avanti. La fase dello startup, allora lo startup è un progetto nel progetto, cioè è quel progetto che mi permette di imparare la macchina. Cioè io ho i requisiti, diciamo, iniziali,
vado ad avviare questo startup, quindi questo progetto pilota, in cui vado a tarare la macchina per cercare di arrivare a quelli che sono gli obiettivi che mi ero posto al progetto. Quindi è stata fatta la realizzazione di istruzioni di lavoro, l'interfacciamento in forma di applicamento, diciamo presso il loro magazzino per acquisire le competenze, e è stata fatta la definizione del trasloco, con una cosa importante che SKT ha preteso di non chiudere l'attività, per cui loro hanno terminato il venerdì sera di spedire al loro magazzino, non abbiamo fatto il trasloco dal venerdì sera alla domenica, e lunedì mattina siamo partiti dal nostro magazzino. Ecco, questo è, questo qua è molto interessante, il foto. Allora, adesso noi arginiamo, questo vedete è un ingresso, quindi arriva il bancale intero, e dove non c'è il codice a barre, vedete, viene messo quel codice a sinistra, che è una chiave, quindi che identifica il bancale, viene sistemato nell'area di accettazione per il controllo, diciamo, caffè, quell'altro, diciamo, erano merchandising, questo è caffè, viene fatto lo stoccaggio, il magazzino tradizionale, servito con carrelli frontali, con carrelli retrattili, quindi 3 metri di corsia, 4 livelli, viene fatto il prelievo, vengono sia fatti prelievi singoli che prelievi aggruppati, a seconda chiaramente della tipologia dell'ordine, viene fatto l'estimazione dell'ordine, questi sono ordini abbastanza complessi, 16 righe per ordine, quindi vedete che il bancale uscita ha parecchi codici, quindi è molto critica la fase di allestimento del bancale. Qua noi dobbiamo, diciamo così, tener conto di due criteri. Il primo è ottimizzare il percorso, il secondo è tener conto della diversa tipologia di materiale. È chiaro che ho delle tazzine che sono fragili, non posso pensare di mettere sulla base del bancale le tazzine per poi mettere il caffè sopra. Quindi il sistema nella grafica anche questi criteri. Abbiamo la gestione documentale, dove nel bancale un'unità di spedizioni viene identificata da quell'etichetta che mi permette di garantire la rintracciabilità, quella viene poi gestita anche sul mondo del trasporto, viene fatta la packing list, per cui il contenuto di ogni pallet, per cui viene inserito codice articolo, descrizione, quantità e lotto, e viene poi messa l'etichetta segno collo con l'indirizzo del destinatario. E questa è, diciamo, l'area di spedizione. Siamo all'ultimo chilometro. Ecco, monitoraggio di miglioramento, allora noi abbiamo definito degli indicatori di performance, sono indicatori contratto, il primo misura la velocità di ricevimento al magazzino, abbiamo 24 ore di tempo per ricevere tutta la merce, l'indicatore è chiaramente il rapporto alle DT in tempo, i valori che leggete voi non ve le dico. Sull'uscita invece abbiamo due indicatori, uno è la precisione, perché chiaramente io posso essere veloce, ma se sbaglio non va bene, quindi devo essere preciso, quindi il numero di righe conformi rispetto al numero di righe totali e la velocità di allestimento. Io ho due tipi di ordini, l'ordine standard 24 ore, l'ordine urgente 6 ore, significa che mi trasmetto l'ordine entro mezzogiorno, io alle 6 deve essere pronto. Poi abbiamo i due KPI che riguardano invece la consegna sui depositi, quindi vado, diciamo, su appuntamento o agli ordini clienti, vado sulla velocità, ho 24-48 ore di tempo dall'affidamento della merce. Ecco, l'ultima parte è, diciamo, quelli che sono stati i miglioramenti rispetto alla gestione interna di SKT, quindi c'è stata una riduzione del 10% dei costi complessivi, un miglioramento della saturazione stoccaggio di magazzino del 13%, quindi a parità di volumi stoccati noi abbiamo risparmiato un 13% delle superfici, un miglioramento del 30% della saturazione di una distribuzione, questo ha fatto un lavoro importante e un risultato molto, diciamo, rilevante, proprio perché abbiamo visto che loro andavano via camion di vuoti, adesso per dire molto siamo in termini pratici. La personalizzazione dei documenti di spedizione, quindi tachilisti, etichette, DT, che vengono anticipati via mail, quindi il destinatario nel momento in cui viene allestito l'ordine arriva una mail con quello che arriverà il giorno successivo, quindi può organizzarsi e la parte, diciamo, di visibilità del tempo reale delle giacenze e di movimenti. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione.